essere in campo quando si vince mi fa essere molto felice e contento. Ecco, ho vissuto queste 5 partite fuori, non è stato un momento facile né per me né per la squadra. Giocando anche in un ruolo che non è propriamente il tuo. Sì, un ruolo quest'anno nuovo. In coppia con Marco abbiamo cercato insomma di fare del nostro meglio, sapendo che è un ruolo delicato, è un ruolo che dà molti equilibri sia in copertura che in fase di spinta. Penso che la squadra ha fatto una prova maiuscola, anche perché le condizioni, diciamo, psicologiche non erano delle migliori. Venivamo un po' da un periodo un po' di buio, risultati 1 punto in 5 partite, quindi secondo me è stato un grande riscatto, ecco, del Pescara. Che facciamo? Torniamo a pensare ai play-off? No, io sono entrato negli spogliatoi, la prima cosa che ho detto ai ragazzi, ho detto il primo sorriso che vedo lunedì, il primo segno di rilassatezza, no, perché dobbiamo creare una mentalità, un gruppo di giocatori che non si appaga, che non pensa neanche alle vittorie, pensa già alla partita dopo. I ragazzi, secondo me, ormai hanno imparato la lezione, sanno che questo campionato è logorante, è lungo e non puoi abbassare mai la guardia. Ecco, adesso abbiamo 2 trasferte, abbiamo la fortuna di arrivare con una vittoria e quindi insomma continuare così penso sia l'unica strada che possiamo percorrere in questi mesi.